Ciao a tutti, sono in montagna in provincia di Bergamo, ma non ho rinunciato a registrare un video per voi. In questo video svolgerò gli esercizi che simulano un compito di chimica organica dell'università e ho preso il testo dall'esercizio del professor Necotra e professoressa Cipolla dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, che sono anche stati i miei docenti. La qualità del video non sarà altissima perché l'ho registrato oggi mentre ero a Ponte di Legno e non avevo con me nessuna attrezzatura. Se non che mi sono appoggiato sopra un barbecue e ho registrato me stesso che scrivevo lo svolgimento degli esercizi sopra un foglio di plastica. Vedrete che comunque qualcosa si riuscirà a capire e spero che saprete perdonarmi la qualità non troppo alta del video e dell'audio, ma davvero le condizioni erano abbastanza precarie. Vi faccio vedere qualche foto. Cominciamo col primo esercizio che ci chiede qual è la conformazione più stabile dell'1R2S1CL2-metilciclosano. Questo è un esercizio sui ciclosani, quindi in questo esercizio si dovrà come prima cosa disegnare la molecola di interesse. Io inizio sempre disegnandola nella vista dall'alto. Aggiungo i sostituenti in una posizione a mia scelta, cloro e gruppo metile, senza indicare la stereochimica. Adesso mi preoccupo di dare la stereochimica alla molecola. Iniziamo ad osservare quali sono i centri chirali. Abbiamo un centro chirale qua in posizione 1 e un centro chirale qua in posizione 2. Per quanto riguarda la prima posizione, la priorità che viene data in base al peso dei sostituenti, il peso atomico degli atomi che vengono portati da quel carbonio asimmetrico, abbiamo la precedenza per il cloro, che è più pesante, poi abbiamo un carbonio che lega due carboni contro un carbonio che porta un carbonio solo, quindi a parità di carbonio, questo vale di più perché lega due atomi pesanti, mentre questo lega due idrogeni e un atomo pesante solo. Quindi questa è la priorità 2 e questa è la priorità 3. Ovviamente sottinteso c'è anche l'idrogeno che ha una priorità 4, ma non ci interessa, quindi posso anche non mostrarlo. Se io collego la priorità 1, 2 e 3, mi muovo in senso orario, quindi ottengo una configurazione assoluta R per questo centro chirale. Quindi vuol dire che scritto così va già bene, è già R. Allora faccio in modo che il cloro venga verso di me, in tal modo confermo la configurazione R per il primo centro chirale. Andiamo a vedere il secondo. Abbiamo un gruppo metile, abbiamo un carbonio che lega un altro carbonio, abbiamo un carbonio che lega cloro. Quale tra questi avrà la priorità? Ovviamente avrà la priorità il carbonio che lega il cloro, quindi questo carbonio qua. Dopodiché ci sarà questo carbonio che porta un altro carbonio e per finire ci sarà questo carbonio che lega solo tre idrogeni, quindi atomi a scarsa priorità. Se ora colleghiamo 1, 2, 3, stiamo muovendoci in senso antiorario, quindi così sarebbe una configurazione S. Siccome è proprio quella che volevamo, confermiamo questa configurazione mettendo il cuneo pieno. Se invece avessimo voluto la R, bastava semplicemente mettere il cuneo vuoto, quello tratteggiato, che indica che il gruppo metile è dall'altro lato, quindi l'idrogeno meno importante sta davanti. Quindi questa è la molecola che ci è stata richiesta. Ora veniamo allo svolgimento dell'esercizio vero e proprio. Ci chiede la conformazione, quindi qua si parla di conformazione
del tipo a sedia. Disegno una bella sedia. Vi ricordo che per disegnare le sedie dei cipresani devo usare delle linee parallele tra loro, quindi questa linea deve essere parallela a questa linea, questa linea deve essere parallela a questa linea. E questa linea deve essere parallela a questa linea. Ok, ma questi sono i miei deliri da professore di organica. Quindi, una volta disegnata la nostra sedia, scegliamo una posizione qualunque per aggiungere i sostituenti. Il primo sostituente che aggiungiamo, ad esempio, potremmo metterlo qua. Lo mettiamo verso l'alto. E questa sarà la nostra posizione numero 1 con il cloro. Perché ho scelto di metterlo verso l'alto? Perché mi sto immaginando l'osservatore con il suo occhio che guarda il cipresano dall'alto per dare la visione che abbiamo disegnato prima. E quindi il cloro sale verso l'osservatore, così come indicava il cuneo pieno. Ora nella posizione di fianco metto il gruppo metile che sale verso l'osservatore e lo metto così. E ora, perché uno l'abbiamo messo dritto in verticale e l'altro l'abbiamo messo tutto storto? Perché ricordiamo che sui cipresani le posizioni devono sempre rappresentare un tetraedro, quindi 1, 2, 3, 4, e qua ci sarebbe l'idrogeno che può essere sottinteso, e qua abbiamo 1, 2, 3 e 4 con l'altro idrogeno che può essere sottinteso. Questa è una delle possibili conformazioni a sedia di questo cicloesano sostituito che abbiamo analizzato. Se ora volessimo guardare l'altra conformazione per capire quale delle due è la più stabile, cosa facciamo? Prendiamo questa punta e la tiriamo su e prendiamo questa punta e la mandiamo giù, ottenendo questa molecola. Questa non l'ho disegnata tanto bene, ma si capisce. Allora, il cloro che prima era in posizione assiale, adesso si verrà a trovare in posizione equatoriale. Mentre in posizione 2 abbiamo il gruppo metile che prima era equatoriale, adesso si viene a trovare in una posizione assiale. Ora la domanda del testo era quale delle due è più stabile? Dobbiamo pensare al tipo di repulsione che si instaura tra i sostituenti assiali e gli idrogeni che stanno sulla molecola. Quindi tra questo cloro e i due idrogeni che ci sono qua di fianco, quanta repulsione c'è? Cioè quanto si danno fastidio per essere portati tutti in verticale sulla stessa piccola molecola? E quanto si dà fastidio invece questo gruppo metile con i due idrogeni che ci sono qua vicino? Questo è un problema legato soprattutto all'ingombro sterico, quindi i gruppi più ingombranti, che occupano più spazio, si daranno più fastidio gli uni con gli altri, ovviamente. Però per fortuna sono anche già stati studiati per noi, e in particolare sono state studiate le energie, che variano. Come varia l'energia tra essere in posizione assiale ed essere in posizione equatoriale sui cicloesani monosostituiti. Quindi hanno preso un cicloesano con un solo sostituente, hanno visto come cambiava l'energia della molecola a seconda che il sostituente fosse portato in posizione assiale o equatoriale. E ricordiamo che è spontaneo il passaggio da una conformazione all'altra, quindi la molecola esplora semplicemente tutte le sue conformazioni possibili. A volte passa un'una conformazione a un pochino più alta energia, a volte passa in una conformazione a energia un po' più bassa, ma le esplora liberamente. E è stato descritto che il cambio di energia per il cloro che viene passato dalla posizione equatoriale alla posizione assiale
è di circa 2,1 kJ per ogni mole, mentre per il gruppo metile è di circa 7,6 kJ per mole. Quindi anche se il cloro è un atomo abbastanza cicciotto, il gruppo metile è più ingombrante e preferisce essere portato in posizione equatoriale, perché portarlo in posizione assiale lo porta a un livello di energia superiore e quindi non apprezza. Quindi tra le due conformazioni, quella più stabile, che risolve il nostro esercizio, è quella in cui il gruppo metile viene portato in posizione equatoriale, così è fuori dall'anello e non dà fastidio a nessuno, cioè ha la molecola il minimo delle interazioni sfavorevoli 1-3 di assiali, perché quelle del cloro sono inferiori a quelle che darebbe il gruppo metile portato in posizione assiale. Veniamo ora alla seconda domanda, che chiede di disegnare la forma meso dell'1,2 ciclosandiolo. Allora, come per l'esercizio precedente, prima di interessarci della stereochimica, iniziamo a disegnare la molecola. È un ciclosano, ma come dice il finale del nome, è anche un diolo, cioè un doppio alcol. E quindi avrà il primo gruppo alcolico, il primo gruppo ossidrile, e in posizione 2 il secondo gruppo ossidrile. La molecola è disegnata. Ora, per disegnare la forma meso, dobbiamo considerare che cos'è una forma meso. La forma meso è un particolare tipo di stereoisomero che può avere una molecola con due centri chirali, nel quale si riesce a ritrovare un piano di simmetria interno alla molecola. In questo caso il piano di simmetria sarà quello che passa qua in mezzo e divide a metà la molecola in due metà speculari. Essendo divisa da un piano di simmetria, la forma meso non conta, diciamo, come stereoisomero. Per essere una forma meso, i due gruppi ossidrili devono essere rivolti dallo stesso lato, quindi o tutti e due verso l'alto o tutti e due verso il basso. Perché? Perché in questo modo, e solo in questo modo, avremo un piano di simmetria all'interno della molecola. Ora, questa molecola, con i due OH che salgono verso l'osservatore, sarà uguale alla molecola disegnata con i cunei vuoti, cioè in cui i due OH scendono allontanandosi dall'osservatore, ok? Stessa cosa che salga o che scenda. L'importante è che siano rivolti dallo stesso lato rispetto al piano dell'anello. E questo era il secondo esercizio. Il terzo esercizio chiede di rappresentare il legame idrogeno intramolecolare all'interno del 2-idrossipropanale. Intanto disegniamo il 2-idrossipropanale. Come dice il finale della molecola, stiamo parlando di un aldeide con tre atomi di carbonio, come dice la radice del nome. Quindi 1, 2, 3, il gruppo aldeidico, e in posizione 2 il gruppo OH, perché stiamo parlando di un idrossipropanale. Rappresentato così non si riesce a vedere qual è il legame idrogeno intramolecolare, però se ci immaginiamo una rotazione intorno a questo legame, diventa tutto più evidente. Ed ecco qua il legame idrogeno intramolecolare del 2-idrossipropanale. I legami idrogeno intramolecolari si possono formare quando l'anello che si crea è un anello a 5 membri, come in questo caso, o un anello a 6 membri. La domanda seguente ci chiede di rappresentare lo Z4S6R6NN di metilammino 4-idrossi 2-eptenoato di metile. Ricordiamo che sì, è abbastanza normale per delle molecole anche piuttosto piccole avere dei nomi così lunghi secondo la nomenclatura IUPAC, però che ci vogliamo fare? È proprio l'unica maniera per rappresentarle in modo corretto e poterle descrivere dettagliatamente. Allora, iniziamo a vedere. È un OATD. Quando finisce in OATD significa che stiamo parlando di un estere, quindi da qualche parte ci sarà sicuramente
il legame estere. Di che cosa? Di metile, quindi OCH3. Da questa parte avremo la catena. Con quanti carboni? Questo ci dice che ha 7 carboni. Quindi 1 c'è già, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso li dovrei collegare tutti. Però attenzione, mi dice anche che abbiamo un doppio legame. In che posizione? Posizione 2. Quindi tra il 2 e il 3 c'è un doppio legame. Ora dobbiamo vedere da che parte è girato questo doppio legame. Mi dice la stereochimica che è Z. Z sta per zusammen, insieme. E quindi i due gruppi, le due catene principali, questa e questa, rispetto agli idrogeni che sono secondari, devono stare insieme sullo stesso lato del doppio legame. Quindi cancello questi carboni e ora continuo di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso in posizione 4 devo mettere un gruppo idrossi. E in posizione 6 devo mettere un gruppo amminico, quindi un azoto, ma sostituito sull'azoto due volte con due gruppi metilici. Ecco qua, questa è la molecola che ci è stata richiesta. Ecco qua, l'ho riscritta in un modo che mi piace di più per poterne adesso analizzare la stereochimica. Vediamo quali sono i carboni chirali. Sono questo, il numero 4 e il numero 6. Sono quelli che già mi indicava anche il nome, che richiedeva delle stereochimiche ben precise. In particolare volevamo che la posizione 4 fosse S e la posizione 6 fosse R. Allora diamo un'occhiata, secondo la regola CIP, alla configurazione assoluta di questi carboni. In posizione 4 abbiamo un carbonio che lega ossigeno, carbonio, carbonio, quindi sicuramente questa avrà la priorità su tutti, perché l'ossigeno ha il peso molecolare più alto. Tra i due carboni, qual è più importante? Questo lega un solo carbonio, questo lega due volte un altro carbonio, quindi questo ha la priorità. Questo avrà la priorità numero 3. Per collegare 1, 2, 3 mi muovo in senso orario, quindi scritta così la molecola sarebbe nella forma R. Io la volevo S, quindi che cosa faccio? Cancello questo legame e lo riporto disegnato al contrario, quindi con il cuneo vuoto, con il gruppo ossidrile che scende. Vediamo adesso la posizione numero 6, carbonio, carbonio, azoto. La priorità è dell'azoto, che pesa di più. Dopodiché abbiamo un carbonio che lega solo idrogeni e un carbonio che lega un altro carbonio, quindi questa è la priorità numero 2 e questa è la numero 3. 1, 2, 3. In questo caso è già scritta nel verso giusto, quindi basta confermare la stereochimica aggiungendo un bel cuneo pieno. E così abbiamo anche la stereochimica di questa molecola. L'esercizio seguente è un po' più teorico. Ci chiede infatti di far reagire un estere dalla generica formula RCOOR con un reattivo di Grignard generico, R magnesio alogeno generico, per dare un alcol terziario. Ci chiede il meccanismo secondo il quale avviene questa reazione. Allora iniziamo a disegnare l'estere generico. Chiamerò R' il gruppo esterificato con l'acido carbossilico. Ci faccio reagire un reattivo di Grignard, dove chiamerò R' la catena alchilica invece che lega il magnesio, che lega a sua volta un alogeno che può essere cloro o bromo. Vediamo come sono polarizzate queste molecole. Qua abbiamo una parziale carica positiva
su questo carbonio con parziale carica negativa su questo ossigeno e anche su questo, volendo ben vedere. Qua abbiamo il magnesio che ha una carica positiva, un alogeno che ha una carica negativa e un carbonio che, legando il magnesio, assume una carica negativa. Questo sarà il carbonio che darà il via alla reazione vera e propria. Infatti i reattivi di Grignard praticamente sono dei reattivi in cui il magnesio serve a polarizzare il carbonio alifatico dandogli una carica negativa. Questo carbonio attacca il carbonio carico positivamente e quindi abbiamo il primo attacco in cui R2 ha formato un nuovo legame con il carbonio dell'estere. Qua c'è ancora il legame stereo e questo doppio legame si apre verso l'ossigeno, perché il carbonio non può fare 5 legami. Quindi qua mi rimarrebbe un ossigeno con una carica negativa, al quale prontamente si associa l'atomo di magnesio accompagnato dal suo alogeno. Questo intermedio a sua volta potrà evolvere andando a riformare con i doppietti dell'ossigeno un doppio legame qua. Allora potrebbe ristaccare il carbonio che si era appena legato, ritornando di fatto indietro, oppure potrebbe eliminare, cosa molto più probabile, il gruppo esterificato, l'alcol con cui si era esterificato. In questo caso quindi esce R'O- meno, che sarà accompagnato stavolta dal magnesio e dall'alogeno, che non serviranno più al nostro ossigeno perché lui adesso avrà riformato un legame con l'ossigeno. Otteniamo di fatto un chetone. Secondo lo stesso meccanismo, sempre in presenza di reattivo di Grignard in eccesso, questo carbonio carico negativamente andrà ad attaccare il carbonio parzialmente positivo del chetone, provocando l'apertura del doppio legame. Anche qua lo ione alcolato viene accompagnato dal magnesio e dall'alogeno e abbiamo l'attacco della seconda catena R allo stesso carbonio dove si era attaccata la prima. Questo intermedio non potrà evolvere come il precedente andando a riformare un doppio legame ossigeno-carbonio perché non abbiamo nessun gruppo che può uscire facilmente. Quello che succederà è, anzi, che spegniamo la reazione aggiungendo acqua e in questo modo veniamo a creare l'alcol terziario di cui ci parlava il problema, l'acido alogenidrico e delle forme idrate del magnesio. Il prossimo esercizio ci chiede di far reagire il 2-butanone con dimetilammina in ambiente acido, indicando il meccanismo della reazione. In ambiente acido il composto carbonilico si può protonare, assumendo quindi una carica positiva sopra l'ossigeno. Questa è stabilizzata a sua volta da una forma di risonanza nella quale gli elettroni del doppio legame possono andare verso l'ossigeno lasciando la carica positiva su questo carbonio. Proprio questo carbonio infatti può essere poi attaccato dal doppietto nucleofilo dell'ammina, andando a formare questo intermedio. Ovviamente adesso sarà l'azoto a portare la carica positiva, che
che non sparisce, da qualche parte dovrà sempre esserci, fino a quando non esce. Ed è proprio qui il momento in cui esce. Quindi questi elettroni vengono richiamati verso l'azoto, che li vuole indietro, e questo idrogeno viene perso verso l'ambiente. Successivamente può essere riacquistato da questo gruppo OH che si può protonare. Invece di fare il doppio meccanismo in cui prima esce l'idrogeno e poi questo H si protona, posso anche far vedere che è direttamente questo ossidrile interno che se lo va a prendere, anche se formalmente è più corretto l'altro. Arriviamo quindi a questo intermedio in cui, attaccato al carbonio, che era il carbonio carbonilico, troviamo una molecola d'acqua protonata, che avrà quindi molta voglia di uscire come gruppo uscente, portandosi con sé gli elettroni di questo legame. Abbiamo quindi una disidratazione, cioè una perdita d'acqua, e quello che si forma è questo intermedio. Con la carica positiva sopra quel carbonio che ha perso l'acqua. Ora questa carica positiva può richiamare verso di sé gli elettroni da parte dell'azoto, andando a formare quest'altro intermedio. Stavolta la carica positiva è sopra l'atomo di azoto. Ora, la base coniugata che aveva perso il protone acido all'inizio della catalisi, ora potrebbe richiederlo indietro. E questa, ad esempio, potrebbe staccarsi da questa posizione. Gli elettroni che tenevano questo protone possono quindi migrare su questo legame carbonio-carbonio, lasciando liberi gli elettroni del doppio legame con l'azoto di ritornare a riformare il doppietto di non legame sull'azoto. E questa è la molecola finale, descritta con il meccanismo attraverso il quale ci siamo arrivati. Il prossimo esercizio ci chiede di scrivere le quattro possibili forme di risonanza di questa molecola. Premetto di aver avuto un po' di difficoltà a risolvere questo esercizio. Forse non era la molecola più indicata per valutare quattro forme di risonanza. Comunque proviamo a vedere quelle che mi sono venute in mente. Attraverso uno spostamento di questo doppio legame su questo legame singolo e spostamento degli elettroni di questo doppio legame su questo carbonio, si arriva a una forma di risonanza fatta così. Molto brutta. Attraverso il successivo spostamento di questa carica negativa, quindi questa coppia di elettroni, su questo doppio legame, vado ad aprire il doppio legame carbonio-ossigeno, ottenendo quest'altra forma di risonanza. Muovendo invece questo doppio legame, qua posso ottenere quest'altra forma di risonanza, peggiore ancora della prima, e infine posso lasciare tutti i doppi legami dell'anello così come sono e andare semplicemente ad esplicitare la rottura del doppio legame carbonio-ossigeno nelle due forme più e meno. Allora, ripeto, questa non era probabilmente la molecola più indicata per un esercizio della risonanza, in quanto non abbiamo neanche la partecipazione dei doppietti dell'azoto, che sono esterni all'anello, quindi non partecipano alla risonanza, e che di solito invece sono molto utili per dare tante più forme di risonanza. Comunque, queste sono le quattro forme di risonanza che mi sono venute in mente, se ne avete altre segnalatemele. Il fatto importante è comunque che se vado a creare una carica ci sia sempre anche la carica opposta, perché la molecola iniziale era neutra, quindi se parto da una molecola neutra tutte le sue forme di risonanza devono avere la stessa carica netta totale,
Quindi questa era neutra, questa deve essere neutra. C'è una separazione più e meno? Fa niente. Deve essere assolutamente rispettata la somma delle cariche, che deve essere sempre 0, perché la molecola iniziale era neutra. Allo stesso modo, quindi, non andrò a variare il numero di elettroni o il numero di atomi che partecipano aggiungendo degli idrogeni o togliendo degli elettroni. Deve tornare tutto. Tra le varie forme di risonanza possiamo mettere delle frecce a due punte, che sono le frecce della risonanza. L'esercizio seguente mi chiede la condensazione di Claisen tra due molecole di ottanoato di etile. Con considerazioni sulla stereochimica dei prodotti. Ora, la condensazione di Claisen avviene in presenza di una base molto forte. Di solito si usano dei sali di sodio di alcolati, quindi un alcol che è stato deprotonato attraverso l'uso di sodio metallico, che è una base molto molto forte, per dare il corrispondente ione alcolato. Cominciamo a disegnare l'ottanoato di etile. 8 carboni e un estere. 2, 4, 6, 8. Userò due di queste molecole, come mi chiedeva l'esercizio. 2, 4, 6, 8. La reazione avviene in presenza dell'alcolato. Userò l'alcolato dell'alcol etilico. Quindi il gruppo etile O carico negativamente, Na+. Questa base forte andrà a deprotonare il protone in alfa al mio gruppo estere, lasciando una carica negativa sopra la prima molecola di ottanoato di etile. Questa carica negativa andrà ad attaccare questo carbonio carico parzialmente positivo, aprendo il doppio legame. Questa è la prima molecola, questo è il legame che sto formando con questo carbonio, che quindi legherà un gruppo O etile, un O meno, e gli altri sette carboni della catena. Questa carica negativa può riformare il doppio legame carbonio-ossigeno, cacciando fuori il gruppo ETO- che aveva fatto da catalizzatore della nostra reazione. Ora, il gruppo O-etile che è appena uscito è una base molto forte, come abbiamo detto all'inizio, quindi andrà a strappare un protone da questa molecola. Abbiamo un protone molto acido qua in mezzo, perché è in alfa, cioè adiacente a due gruppi carbonilici. Questo lo rende molto acido e facilmente prelevabile da una base. La base si prende l'idrogeno acido e lascia i suoi elettroni di questo legame a formare una carica negativa qua in mezzo. Esce l'H+ e mi rimane questa carica negativa qua in mezzo. Per arrivare al prodotto finale della reazione, cioè un beta-chetoacido carbossilico, tratto con acqua questo composto, questo intermedio. L'acqua può essere anche aggiunta di acido. In questo modo andrò molto probabilmente a idrolizzare il mio estere, lasciando l'acido carbossilico. Però restituirò il protone perso qua in mezzo, dandomi quindi la molecola completa. E questo è il prodotto finale. Per quanto riguarda le considerazioni relative alla stereochimica, siccome qua abbiamo un carbanione, cioè un carbonio che porta una carica negativa, questo è un intermedio planare, e quindi qualunque sia la stereochimica che abbiamo avuto finora, a questo livello la stereochimica viene persa e quindi avremo una miscela racemica 50% R 50% S dei due enantiomeri.
quindi la forma in cui questo legame viene portato verso l'alto e quella in cui viene portato verso il basso. Il prossimo esercizio ci chiede invece la sintesi malonica dell'acido 2-metilesanoico. Cominciamo a disegnare la molecola che vuole. È un acido esanoico, quindi 6 carboni. In posizione 2 vuole un gruppo metile. Nella sintesi malonica, due carboni, questi che ho cerchiato, derivano direttamente dall'acido malonico, o meglio dal suo estere, che si utilizza come prodotto di partenza per la sintesi. Disegniamo l'acido malonico. È un acido bicarbossilico a 3 atomi di carboni, che è stato chiamato malonico in quanto è stato scoperto per la prima volta nelle mele. Si usa di solito non in forma acida, ma in forma di estere. Ad esempio, l'estere dietilico dell'acido malonico. Questo estere dell'acido malonico viene trattato con una base forte che, come abbiamo visto precedentemente, è la base coniugata dell'alcol etilico. Perché proprio l'alcol etilico? Perché è uguale a quello che è esterificato con l'acido malonico. In questo modo non avverranno reazioni di saponificazione che daranno luogo ad altri sottoprodotti. L'etilato sodico viene quindi utilizzato come base forte per deprotonare la posizione in alfa di questo estere dell'acido malonico, andando di fatto a creare una bella carica negativa proprio qua in mezzo. La carica negativa è stabilizzata per risonanza perché può passare su entrambi gli ossigeni di questo estere. Per questioni di brevità non mostrerò le forme di risonanza, però voi potete scriverle nell'esame che fanno sempre piacere. Ora, questo intermedio carico negativamente derivato dall'estere dell'acido malonico può essere utilizzato come nucleofilo per andarci ad attaccare le due catene che ci servono. Quali catene dobbiamo attaccare? In particolare dovremo attaccare una catena con il gruppo metile e una catena con questi altri 4 atomi di carbonio. Cominciamo dal gruppo metile. Utilizzerò un alogenuro alchilico, in questo caso ad esempio il metilcloruro, che può subire un attacco nucleofilico da parte di questa carica negativa, cacciando fuori il cloro che se ne esce come gruppo uscente. Quindi avremo l'aggiunta del gruppo CH3 sopra l'estere dell'acido malonico e la fuoriuscita del Cl- che verrà accompagnato ad esempio dal sodio dell'etilato sodico. Questo intermedio può subire una seconda deprotonazione con etilato sodico, andare a perdere anche l'altro idrogeno acido in posizione alfa ai due carbonili, e questo adesso verrà fatto reagire con il secondo intermedio, che è quello che ci deve portare i quattro carboni. Ecco i quattro carboni, un alogenuro, un'altra reazione di sostituzione, e quindi avremo l'aggiunta di questi quattro carboni sopra la catena principale. Ora, per terminare la reazione e arrivare al prodotto finale, si tratta tutto con acqua. In questo modo, avendo un ambiente già molto basico dovuto alla presenza dell'etilato sodico e aggiungendo anche l'acqua, che finora non c'era invece stata all'interno dell'ambiente di reazione, si va a creare una saponificazione di questi due gruppi estere, che quindi ci portano alle forme carbossilate. Di questo prodotto, quindi abbiamo rotto l'estere utilizzando l'acqua per fare un'idrolisi degli esteri, un'idrolisi in ambiente basico che quindi non ci dà l'acido carbossilico, ma i carbossilati. Ora posso acidificare l'ambiente portandomi all'acido carbossilico protonato vero e proprio. Questo acido carbossilico, se viene scaldato,
Grazie a questo legame a idrogeno intramolecolare che si viene a creare tra il gruppo H di un acido e il gruppo carbonilico dell'altro, può decarbossilare. Quindi abbiamo detto scaldiamo, il simbolo delta indica il calore che viene fornito. Che cosa succede? Gli elettroni di questo legame si spostano da questa parte, gli elettroni del doppio legame si spostano su questo legame semplice e questo legame semplice viene rotto per liberare CO2. Quindi otteniamo prima questo intermedio. Con la CO2 che abbiamo perso, che era praticamente l'altro gruppo carbossilico. Dopodiché questo intermedio può fare una tautomeria, quindi semplicemente spostare il doppio legame e spostare l'idrogeno per dare origine al prodotto finito, che era il nostro prodotto desiderato. Poiché il prodotto finale contiene un carbonio asimmetrico, cioè un carbonio che lega quattro sostituenti diversi, il gruppo carbossilico, il metile, questo normal butile e l'idrogeno che è sottinteso, ovviamente darà origine a una miscela racemica di prodotti enantiomeri tra loro. Il prossimo esercizio ci chiede di disegnare il semiacetale ciclico che si genera a partire dall'S5-idrossi-ottanale. Come prima cosa disegniamo la molecola. 8 atomi di carbonio, il gruppo aldeidico che mi dà la desinenza ale, in posizione 5 il gruppo OH. In ambiente acido una idrossialdeide di questo tipo può dare una chiusura a ciclo in forma semiacetalica intramolecolare. Tutto inizia con la catalisi acida, attraverso la quale l'aldeide si protona e il doppietto elettronico dell'OH intramolecolare può andare ad attaccare questo carbonio aprendo il doppio legame carbonio-ossigeno. In questo modo ottengo questa forma dapprima protonata, cioè ho utilizzato gli elettroni di quel gruppo H, ve li faccio vedere qua con un altro colore, per andare a creare un legame con quello che era il carbonio numero 1. Sul carbonio 5 mi rimangono i tre carboni finali, 6, 7 e 8, e il gruppo H che era legato in posizione 5. Ora, questo intermedio può deprotonarsi, quindi ricacciare fuori l'H+ che aveva fatto solo da catalizzatore, arrivando alla molecola finale. Se proprio vogliamo essere super precisi, il legame con il gruppo OH lo rappresento con questo legame a bisciolina che mi fa capire che non è né R né S, cioè potrebbe venire verso l'alto così come potrebbe andare verso il basso. Non posso definire la stereochimica di questo perché è una miscela racemica, quindi ci sono entrambi gli enantiomeri mescolati tra loro. Perché? Perché sono passato attraverso un intermedio che è questo qua, o meglio la forma di risonanza di questo qua, che è un intermedio planare che quindi può essere attaccato sia dall'alto che dal basso. L'esercizio seguente dice che trattando l'R2-metilesanone con idrossido di sodio ottengo un racemo e mi chiede di giustificare il perché. Allora, questo esercizio non si può svolgere perché il testo è scritto male. In particolare non mi indica dove cade il doppio legame. Posso immaginare che sia in posizione 3, perché se fosse in posizione 1 sarebbe un aldeide, quindi si chiamerebbe isanale. Se fosse in posizione 2 non avrei spazio per mettere il gruppo metilico. Non potrebbe essere in posizione 4, perché la posizione 4 sarebbe solamente una posizione 3
numerata dall'altra parte e quindi il gruppo carbonilico ha la priorità, non gli darei mai il numero 4 per poter dare il numero 2 al metile. Quindi deve essere per forza una roba del genere. Il problema di questa cosa è che non posso definire una stereochimica di questo carbonio numero 2, perché lega due gruppi metilici e quindi non è chirale. L'esercizio seguente invece mi chiede di aggiungere HCl al butadiene, che è un alchene con due doppi legami, facendo sia l'attacco 1-2 che l'attacco 1-4. Allora, quando gli elettroni del doppio legame attaccano l'H+, liberando Cl-, si forma un carbocatione. Formo ovviamente il carbocatione secondario, non il carbocatione primario, perché secondo la regola di Markovnikov questo è più stabile. Ora, questo carbocatione può andare incontro a due percorsi: o viene attaccato subito dal Cl-, formando questo che è l'attacco 1-2, cioè sull'1 si lega l'idrogeno, sul 2 si lega direttamente il cloro, oppure può andare incontro a una forma di risonanza, spostamento quindi di questo doppio legame in posizione centrale, che mi darà dapprima questo carbocatione, che è abbastanza instabile in quanto primario, ma stabilizzato in quanto allilico, quindi stabilizzato da questa risonanza, che quindi faccio vedere con due punte. Dopodiché avverrà l'attacco del Cl-, stavolta in posizione 4. Questo lo chiamo 3-cloro-1-butene e ottengo una miscela racemica dell'R e dell'S, e questo invece lo chiamo 1-cloro-2-butene. In questo caso potrei ottenere una miscela racemica del prodotto cis-trans, cioè E e Z, anche se in realtà questa forma, la forma E, è favorita, la forma trans. Nel prossimo esercizio ci viene proposta questa molecola e ci viene chiesto di mostrarne le forme tautomeriche. Tautomeria vuol dire spostare un doppio legame e un idrogeno. La tautomeria che vedo qua nella quale ho spostato il doppio legame da qui a qua e l'idrogeno da qui a qua. Non vedo altre possibili forme tautomeriche che abbiano davvero un senso dal punto di vista chimico, in quanto questo doppio legame potrebbe spostarsi qua, ma adesso c'è questo azoto che è impegnato in un doppio legame che quindi lo dovrebbe spostare altrove, e insomma non è del tutto sensata questa cosa, a meno che non si parta da qui. E in tal caso allora si potrebbe avere lo spostamento dell'idrogeno là in alto, lo spostamento del doppio legame qua e l'ottenimento di questa forma. Non bellissimo, ma è l'unica cosa che mi viene in mente. L'ultimo esercizio che andiamo a vedere ci chiede se il metilato di sodio deve reagire con CH3, CH2, Cl, oppure con CH3 preso tre volte CCl per dare una reazione di tipo SN2, cioè una sostituzione nucleofila. Allora, per chi ha già visto il mio video sulle sostituzioni nucleofile, sapete già benissimo che il primario tra i due alogenuri è quello che subisce il meccanismo SN2 più volentieri, quindi alogenuro primario a occhi chiusi possiamo dire che è quello favorito per l'SN2, perché
Questo qua che è un alogenuro terziario dove l'alogeno lega un carbonio che porta a sua volta tre sostituenti, quindi molto ingombrato, non riuscirà mai a subire un attacco di questo tipo, ma procede invece con meccanismi SN1. In realtà poi, rendendoci conto che il metilato sodico è una base estremamente forte, in realtà quello che si otterrà da qua non è un meccanismo SN2 come ci chiede il testo dell'esercizio, ma è molto più probabile che ci muoveremo verso delle eliminazioni, in particolare un'eliminazione di tipo E2. Però, volendoci attenere al testo dell'esercizio, che sia giusto o sbagliato, di sicuro sarebbe il primo dei due. Se nonostante le difficoltà tecniche il video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così che quando caricherò altri video sarete subito informati. Spero che vi sia utile. A presto!